Prima di questo diamo omaggio alle ragazze cinture nere che si sono prodigate, rese disponibili per da fare da cornice al palcoscenico televisivo. Sto parlando della plurimedagliata Anna Badolato, plurimedagliata Francesca Promenzio, plurimedagliata Alba Rotundo. Al centro con noi gli omaggi, eccoli qua. Cominciamo con... Se possibile vorremmo anche il maestro Maria Fragale, che prima è andata via troppo di corsa, altrimenti viene dopo. Viene dopo che si è impegnata. Allora, una rosa omaggio per tutte. Grazie Alba, grazie Francesca, grazie Anna, cinture nere, fedelissime del team Taekwondo Guerra. Ecco. Beh, allora, l'omaggio del nostro sponsor Bronx. Sì, ci siamo tutte, una bella Lozio foto di ricordo, grazie. Una bella, sì, stringiamo, ci dicono. Eccolo qua. Vai Anna. E allora, prima di concludere con l'ultimo decennio, a questo punto, visto che abbiamo fatto queste premiazioni, direi di chiamare sul palco, gradirei che venissero tutti insieme, un'altra grande cintura nera che si prodiga tuttora, anche per stasera, insomma, per l'organizzazione delle feste. Lei c'è sempre, lei è sempre presente da quando è arrivata nella nostra grande famiglia. Parliamo della cintura nera Cinzia Lo Stumbo, insieme a suo marito Tommaso Caruso, conosciuto anche lui in palestra. E chiamiamo anche il campione italiano Salvatore Cosentino, il maestro e campione Leonardo Barbagallo, il dottore Barone Fortunato, dirigente generale del Dipartimento dello Sviluppo Economico e Attrattori Culturali, Regione Calabria, direttore generale del Dipartimento anche della Protezione Civile Calabria, nonché ex atleta di Taekwondo Guerra. Tutti atleti Taekwondo Guerra. Questi hanno fatto veramente la storia di quello che era ancora il centro Taekwondo Ponte Grande, quindi forse ancora prima di essere chiamato Taekwondo Guerra, anche se poi è diventato Taekwondo Guerra. E insieme a loro, che sono i campioni, diciamo, che hanno i primi campioni, no? Leonardo Barbagallo, adesso premiato, era quello che mio padre, a cui mio padre faceva indossare la cintura nera e rompeva la tavoletta calcio frontale in volo. Era un, Salvatore Cosentino, un ragazzino, era altro grandissimo campione italiano nostro. Cinzia e Tommaso, i nostri sposi nella palestra del Taekwondo Guerra, oltre che cinture nere e campioni. E sarebbe bellissimo se accanto a loro vedessimo, anche se so che uno è ortopedico a Rizzoli di Bologna, l'altro è poliziotto, i campioni più recenti, il campione dell'Austrian Open Davide Pellicanò, cintura nera, pluri campione italiano Domenico Zinzi, il campione italiano Gabriele Arcuri, per fare veramente la storia dal 81 fino ad oggi. Io intravedo negli occhi, e c'è in sala anche Arturo, sì, altri campioni in sala, è stato errore mio di scaletta, perdonatemi, Francesco Cosentino, il fratello di Salvatore, Gaetano Maretta e Saverio Mensica, che insieme appunto ad Arturo Simmaco e tutti quelli presenti qui sul palco hanno fatto veramente la storia forse del primo ventennio. Tutte cinture nere. Secondo Ponte Grande. Eccoli qua, stanno arrivando. Grazie per essere qui. Adesso una pergamena a ricordo di questo bellissimo evento, la nostra fedeltà allo sport e alla vita. Grazie per essere venuti qua. Voi eravate i protagonisti di quelle bellissime immagini video dei primi decenni del Centro Taekwondo Ponte Grande, adesso Centro Taekwondo Guerra, e la loro presenza qui testimonia il fatto appunto che il Taekwondo ha lasciato il segno, perché altrimenti loro avrebbero inventato una scusa e non sarebbero stati qua stasera. Invece ci sono dall'inizio, so che ci saranno fino al taglio finale della torta, perché li conosco tutti. Quindi grazie per la fiducia che tanti anni fa avete dato a mio papà, e grazie perché ci siete sempre quando lui vi fa un colpo di telefono. Grazie veramente perché siete i suoi campioni. Facciamo una foto con le pergamene. Un'altra cintura nera. Allo squillo subito ha detto non mi serve l'invito, ci sarò. E infatti l'ho visto poco fa, allora mi sono ricordato. Se c'è qualche altra cintura nera che salga sul palcoscenico. Eccolo qua.
Diciamolo pure, volevi un applauso da solo, dai, dai, da cintura nera. Grazie Ivan. Poi è diventato arbitro e tutti da adesso ha un ufficio che dirige, lo dico io, presso il comando vigili urbani di Catanzaro, quindi è importante, è di responsabilità e lo segue con la massima cura come ha fatto anche fino a quando è rimasto in palestra. Grazie Ivan. Infatti grazie, c'eri anche tu nelle immagini, ti sarei visto di qualche anno fa. Calcio laterale in volo al sacco. Sì, e non aver chiamato, rimedio subito, Miss Fair Play, Open Austrian, cintura nera Fiorella Costanzo. Per la nostra donna che in Svizzera a Losanna è stata premiata come Miss Fair Play. Adesso mamma del piccolo Gabriele.